Cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Largo spazio ai nuovi progetti, cominciamo da Nicole Kidman e Russell Crowe, che in Boy Erased saranno una coppia di genitori che affida il figlio omosessuale ad uno psicologo per curarlo della sua malattia. Il terapista avrà il volto di Joel Edgerton, che sarà anche il regista del film. La storia si basa su una vicenda vera, quella di Garrard Conley, che ha raccontato la sua esperienza traumatica in un'autobiografia. A proposito di genitori, Tommy Lee Jones sarà il padre del personaggio interpretato da Brad Pitt in Ad Astra. Si tratta di un film di fantascienza che sarà diretto da James Gray. Pitt sarà un astronauta affetto da una lieve forma di autismo, impegnato in una missione senza ritorno alla volta di Nettuno. Le riprese dovrebbero iniziare in luglio. Passiamo da Hollywood all'Italia, perché Amy Adams riceverà il Giffoni Experience Award nel corso della 47esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 14 al 22 luglio. La Adams, lo ricordiamo, è nata in Veneto e ha trascorso i primi 3 anni della sua vita ad Aviano. Sabato 15 luglio tornerà in Italia per incontrare i giurati del festival e raccontare la propria esperienza. Rimaniamo in Italia perché il 9 luglio L'inganno di Sofia Coppola aprirà la 15esima edizione dell'Ischia Global Film and Music Fest. Non è l'unica anteprima italiana in cartellone durante la manifestazione. Il 14 luglio infatti è in programma The Book of Henry di Colin Trevorrow, che ritirerà il premio regista dell'anno assegnatogli dall'Accademia Internazionale Arte Ischia. Torniamo a parlare di nuovi progetti, ma rimaniamo a casa nostra. Jasmine Trinca ha annunciato che sarà Ilaria Cucchi in un film diretto da Alessio Cremonini, che racconterà la storia drammatica e ancora controversa di Stefano Cucchi, il trentenne morto a Roma nel carcere di Regina Coeli il 22 ottobre 2009 durante la custodia cautelare. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!